Bentornati su Double Trouble con me, Audrey, per un nuovo episodio di Paper Lily. Ci eravamo lasciati davanti al gate, abbiamo le tre chiavi, abbiamo parlato con lo scultore, abbiamo parlato con il demone delle rune, al quale non riusciamo a dare queste rune, apparentemente ne abbiamo una, noi che ne abbiamo tantissime. E il demone delle rune però ci ha detto che Red è capace di togliere la maledizione che in teoria noi portiamo, cioè Red è uno che toglie le maledizioni. A casa non c'è e sotto casa di Red, tra parentesi, c'è una porta, una botola chiusa e la chiave io ancora non l'ho trovata. E ci ha detto che possiamo trovarlo al faro, che però è nella zona super, iper, extra, mega pericolosa. Raga, per non saperne leggere né scrivere, io direi che potremmo cominciare subito e andare a provare questa zona iper, extra, mega, ultra pericolosa. Allora, eccoci qua. Vabbè, sì, bla bla bla. Sì, vabbè, dai. Cioè, devo usare le chiavi. Una alla volta? No, ce l'ho usato usare tre insieme. Ok, però ora. Se volessi mettere dentro. No, cioè, non, perché non me lo fa fare? Sì, vabbè. Non possiamo tornare indietro. C'è una nota. Marzi, un'ultima cosa. Questo posto è un labirinto. Ti ho lasciato dei petali sulla pavimentazione per la via. Li ho presi dallo scultore. Seguili e troverai l'uscita in poco tempo. Cammina piano e ascolta quello che c'è intorno a te. Ok, e qual è? Non mi ricordo mai. Sentiamo rumori. Ok. Il problema è che io ero andata dall'altra parte. Cioè, lo so che quella ha detto di seguire i petali, ma. Come fai a non. Ansia, raga. Ma non ci sono. Come fai a non andarci? Cespuglio. Oh. I fiori finiscono qua? Ah no. Cespuglio, cespuglio. Devo tornare indietro. Ho voluto strafare. Ok, vabbè. Sì, no. E dobbiamo riprendere. Ok.
proprio il nome delle cuffie. Il problema è che in quel punto lì non ci sono. Qua ce n'era uno, mi ricordo. Forse se corriamo ci sentono di più, però. Perché, ok, qua sappiamo. Difficile anche parlare perché il suono, non so voi quanto lo sentite, ma fidatevi che io non lo sento fortissimo. Tipo adesso è cominciato, ma io non trovo. Siamo bloccati qua, però. Conviene correre, ragazzi. È qui il problema. Se non erro, i fiori andavano da quella parte. Potremmo provare ad andare un attimo qui. Ansiogena. È qua che non c'era un cavolo. Quindi è tosta. È tu, dammi un cazzo di cespuglio. Ok. Voglio provare ad andare di qua, ma è rischiosissimo perché. Siamo morti. Non ci sono cespugli. Zero. Niente. Però non era questo il path, giusto? Cioè, ora questo è il path giusto. Ci sono andata proprio a culo. Perché mi sono spaventata e. Devo togliermi un po' di oggetti. Sì, ma. Ho un coniglio. Aspetta. Con il glietto. Ma. Con il glietto? Ma. Vabbè, ok. Cosa mettiamo? Vabbè, sì, dai. Perché no? Beh, siamo arrivati al lago comunque, però la dovevo andare dall'altra parte. Sì, dai. Benissimo. Faccio cagare subito. Una black alga. Sì. Bene. Vabbè, ci stiamo riempiendo l'inventario. Ma mi ha tolto un bozzo di cose. Tipo le forbici. Mi ha tolto un bozzo di roba. Sei rimasta malissimo. No, non entra. Allora, con calma. C'era un remo però lì, aspetta. Fai? No? Te ne privi? Che fai, te ne privi? Sì. Le pipes si occludono. Quindi mettici dei petali rosa.
È un po' di alga blu. Sì, stai attento che sia, cioè, che sia giusta la, il colore perché... C'è un goldfish dentro. Ma così muore però. Ma perché non mi faccio i cavoli miei? Che non ho neanche salvato. Cosa cavolo? Ma perché non mi faccio i fattacci miei? Ragazzi, a cavolo. Perché non mi faccio i fatti miei? Sto vizio di lootare qualsiasi cosa. Oh, Madonna, da qua. Grazie. Una strage ho fatto, Madonna. Il mostro ama la carne, odia l'acqua. Perché non mi faccio i cazzi miei? Macello fatto. Logico. Diciamo che dobbiamo farci fattacci nostri e lasciare lì il goldfish, va. Tu resti lì. Allora, se praticamente... è bloccato, va bene. E noi adesso dobbiamo... Oh, scusa. Dobbiamo... Oh, scusate. Ok. E però i fiori rosa... Sperando che non... I fiori rosa dobbiamo pescare. Grazie, ho provato a pescare per un po', ma... I fiori rosa... Quindi credo e penso di dover ritrovare da un'altra parte. No, non voglio che muori il coniglietto. Ah, vai via. Sì, se non possiamo andare alla sua parte. Minchia quel posto. Cosa sarà mai? Comunque non riesco a vedere il faro. Forse è dietro quegli alberi. Vabbè. Volevo ancloggare, diciamo, il coso lì, però. Però. Vabbè, non si... Scusi, non volevo, cioè no. 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 Patate, salvattina, tattica. Cos'è quella cosa? Forse non dovrei andare lì. Gli piace la carne. Guarda, è proprio perché... Poverino. Devo metterlo lì. Niente, ho un coniglio e non so come usarlo. Scusa. Aveva detto l'alga verde, vero?
Attenti, cago, vabbè. Ok, è palese che non prenderemo il pesce rosso. Ok, ora. Cos'è? Posso combinare gli elementi insieme? No, non è residentivo. Allora, Little Keeper. Ah, aspetta. Eh no. Aspetta, non vi so. Devo trovare qualcosa da mettere lì. Mi fa mettere nulla all'interno della gabbia? Aspetta, scusa, ma se metto il coniglio? Scusa. Adesso ha più senso. Sono io. Sbagliato. Sono una bastarda, scusami coniglietto, faccio schifo, sono giù. Ok. Non ho risolto la cosa del faucet qui. Ho sbagliato, vedi, ho preso la barchettina e dovevo trovare quel coso prima. Perché quando mi leva gli item significa che ho finito quella zona, però non ho risolto la cosa del drain pipe. The clogged pipe, scusate. Qua c'è un corvo, però rosico fortissimo, perché sì, posso salvare, i salvataggi sono solo 3 slot, ragazzi. Vorrei riprovarlo per quel livello lì, perciò... Aspettate. Che cos'è questo? Ok. Ok, tutto normale. C'è una bambina fatta di ombra seduta lì dall'altra parte della cosa. Salve. Che ci fai qui? Mi sta dando qualcosa. Una pozione una rainbow. C'è un arcobaleno. Ah. Non sembra che abbia voluto tanta conversazione, non entrare. Ok. C'è un Daruma. Non mi fido. Non riesco a fidarmi in questo mondo, come dire. Quindi siamo di qua per... E io adesso che... Sì, figlia mia, dove cazzo vado però? Sono molto belli. Sì, la lavanda poi è calmante, secondo me. Metti che tante volte. E allora. Ok, adesso apriamo quest'altro. Abbiamo anche quello rotto, effettivamente. Ah, però questo ce l'ha fatto tenere. Che palle! Dove ci devo mettere il sale? No. Mm. 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 Mm.
Siamo ancora vivi? Siamo ancora vivi. Comunque non abbiamo trovato White Moth. Fallo smettere. Fallo stare zitto. Ci ho provato, ma non ci riesco, ho provato tutto. Inutile. Sto per perdere la testa. Ah, oh, qualcun altro è arrivato. Ehi, biondina, prendi quella cosa e buttalo lì, eh? Strangolalo, mangialo, non lo so cosa fai, ma fallo stare zitto, cosa? Il nostro fratellino sta piangendo da diversi giorni senza motivo. Fratello? Sì, nel terrario. Ah. Oh. Siete tutte moth. Le moth sono le falene. Non molto a lungo perché quello lì ci farà uccidere. Tra noi, vabbè. Puoi almeno stare zitto mentre sto parlando? Ma ha detto qualcosa. Potresti essere gentile da ucciderci tutti. Mi uccidere quel povero caterpillar. Perché? Perché non lo fate voi? Se uccidiamo uno della nostra stessa specie, una maledizione si pianta su di noi. Cioè, uccidilo tu per noi. Ti daremo questo coso della porta. Cioè, il. Scusatemi, doorknob. Per aprire le porte. Perché non la smette? Sono esausto. No. Te ne vai? Inutile. Posso ucciderla. Aspettate, aspettate. Vado solo a prendere una cosa e se torno qui. Io comunque ho bisogno di quella maniglia. Vai a uccidere. Cerchi un oggetto per poter ucciderlo. Va bene, te lo permetto, vai. Perfetto, ok. Io non voglio ucciderlo. Cioè, già abbiamo ucciso il povero Rabbit senza. A questo punto, salve. Allora, scusi, avete per caso qualcosa per dormire? Ah, quasi siedo anche alla panchina. Non so se abbiamo qualcosa nell'inventario che ci puoi. Aspettate un attimo, proviamo. Aspetta, calmante la lavanda. Provare. Lo ucciderai? Sì, grazie a Dio. Sei morto ormai. Addio, fratello. Vabbè, fatto così. Non lo fare. Ok. E io voglio però che lo fai qui o fuori va bene lo stesso. Cosa stai facendo? Uccidilo. Ehi, ti guardo. Se lo lasci libero io vengo lì e ci uccido tutti. Ok, lo farò più qua, ragazzi, mamma mia. Poverino, però. Vai. Vai. Sei libero, piccolo caterpillar. Ok. Andiamoci a prendere il. Eccomi qua. Oh, che bello, questo silenzio è favoloso. Ecco qua, te lo sei meditato. Non capisco perché tu voglia questa cosa. Grazie. Siamo molto. Cioè, te ne siamo grati. Va bene. Speriamo che questa cosa di aver liberato il caterpillar e non ucciso ci porti. Cioè. Non ci faccia. Non ci freghi, ecco. Vediamo un po' cosa si nasconde dietro. Delle scale. Così scuro non vedo nulla. Alla mia testa, cosa sta succedendo? Non so neanche se l'ho messo nel posto sbagliato, cioè se c'è una disposizione specifica, ma non ho trovato note di questo tipo, quindi. Cioè, spero non sia così. Oh, ci siamo addormentati. Solito sogno.
no, sono svenuta. Questo non va bene. La mia testa fa male. Stavo scendendo delle scale. Spero di non essere caduta e se mi rotta il collo. Sarebbe una fine terribile. No, più che altro è che... cioè, spero che non ci siano mangiati. Due porte. E poi salta dove va? Una seconda porta. Ah. Mia madre? Lei, sì, eccoti. Ti ho chiamato tante volte, perché non mi hai sentito? Devi prendermi... cosa? Un coltello, Lacey. Oh. Non dovrebbe esserti difficile lì nel garage. Ok. Il garage era qua. Oh my god. Il garage era qua, però. Che fastidio. Non mi sento benissimo. Che è successo? Sembra che io comunque sia riuscita a prendere il coltello. Annunzia. Però... fuck. Oh. Non si apre. Ah, ma si apre... ok, ovviamente si è chiuso dietro di noi. Cosa posso usare per aprire sto coso? Ma c'era il coltello? Ah, vabbè, ma sono pure io, però. Devo andare là, devo... ok. Non glielo dai in automatico, vero? Ecco a te. Sì. Ma... vabbè, me ne vado, ok. Ok, quindi solo di qua possiamo passare. Ah, quindi praticamente questa è la nostra uscita dal sogno. Però si è creato proprio un altro sogno rispetto a quello solito. Ora ci svegliamo, siamo ancora vivi. Ci stanno mangiando vivi. Ah, siamo in cella. Nice. È andata benissimo. Dove sono? Devo trovare un modo per uscire. Abbiamo una forcina. Abbiamo un cazzo, non abbiamo. Ah, vabbè. Ok, non era chiuso. Ok. Va bene. Soggetto 66, 38 anni, donna incapacitata. Priorità media. Non sono io. Qualcun altro deve essere tutto qua. 36 anni, non ce l'hai. Farsi i cazzi propri a volte. Ok. Qui che c'è? Soggetto 41, 53 anni, uomo incapacitato, priorità bassissima. E non era. Soggetto 13 anni, maschio incapacitato. Follow up, test care, priorità high. Questo ci fa male. Che non c'è più, neanche lui. Ok. Vabbè, lascia un attimo sto coso che non so cosa dobbiamo farci, perché questo mi sembra un buco. Che... tutte le mie cose, qualcosa l'ho perso. Cioè, cosa abbiamo perso? Vabbè. Ok, non c'è niente qua. Ok, sappiamo dove dobbiamo portare sto robo qua. Ok, yes, vai. E ce ne andiamo nel condotto di ventilazione, mi sembra giusto. Cosa sta succedendo? Siamo caduti malissimo. Cazzo, sia. Ma io c'è... oh. What? C'è qualcuno qui. Devo fare qualcosa in questa situazione? Oh, no, 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 no. Gli abbiamo lanciato il sale. Mi ha lanciato il sale sulla mia faccia. Sì, perché? Pensavo fossi un demone. E tu credi che lanciandomi il sale in faccia questa cosa mi avrebbe fermato?
No, no, sale santo. È ridicolo, il sale non ha effetto. L'ho letto da qualche parte, è supernatural. Questa è la cosa più divertente che mi è successa tutta questa settimana. Scusa, scusa. Io sono Sai. Cosa ti porta in questo posto? Oh, capisco, capisco. Oh, veramente? Ma che stai dicendo? Non ho detto nulla. Lo so, sto giocando, sto scherzando. Era giusto per mettere, cioè, fillare il silenzio. Non sei una che parla molto. No, in realtà no. Cosa? Te stai andando? Sì. Non è dove è l'uscita, lì non c'è l'uscita. Perché non... Noi non scappiamo, suppongo fosse la domanda. E ripensandoci, quella direzione è veramente buona. Vai, 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 vai. No, non vuoi incontrare quella cosa. È meglio nasconderci qui. Ok, però sembra che conosca il posto questo qua. E che poi questo è quello che c'era sull'autobus con noi, ragazzi, che ci ha visto scendere. Questo posto sembra peggio di che stare fuori. Ha chiuso la porta a chiave. Minchia, questa porta, questo posto è peggio che stare fuori. Ah, generalmente. Puzza veramente brutto. Ok, un fusibile. No, giochi horror, fusibile. Vabbè, bonus ovunque. Una cosa che puzza di puttere di lume. Un tavolo operatorio. Ok, tutto a posto. Bottiglie medicali. Un tavolo operatorio. Perché è fatto in questo modo? La shape. Lasciamo stare. L'anima non si trova in una specifica location fisica. Il torso deve essere dissezionato nella sua interezza per far sì che l'estrazione abbia successo. Tizio, è chiuso qua. Tizio, hai delle chiavi? Non ho capito il tuo nome prima. Ah, capisco. Che c'è? Cos'era quella cosa? Ah, quindi sai parlare. Non lo so, lo chiamano il demone primordiale. Se consideri che tutti quelli che incontri qua sono i demoni, quello mette fa diventare questo demone, insomma, quello primordiale. Cos'altro sai? Oh, io so un botto di cose sul demone primordiale. Ah, su quello non tanto. So che uccidono tutto quello che incontrano sul loro cammino. Al contrario dei demoni normali che ti uccidono per lo più se sei umano. Ma tu cosa sei? Dovrebbe essersene andato. Dimmi quando vuoi andare fuori. No, aspetta un attimo. Beh, quello che potevo aspettare da uno switch light, ovviamente. Io voglio essere sicura di prendere tutto. Anche perché poi mi dimentico di fare cose. Cioè. E lui se ne vuole andare. Ma lì c'è qualcosa lì. Che cavolo faccio ad aprire? Ci deve essere qualcosa per. Possiamo fare. Cioè, veramente MacGyver. Usiamo un osso per cercare di forzare la porta. Sono dei simboli strani, è tutto stato cancellato da qua sopra. Che palle! Vabbè, suppongo che dobbiamo andare fuori. Penso che sia tutto la strada sia pulita.
riuscirò a scoprire dove cavolo mi trovo. Forse è meglio che prima mi preoccupo di andare via da qua. Questo ci segue. Ovviamente è Locket qui. Ma ho adottato un randagio? Mi stai seguendo? Sì. Abbiamo più chance se siamo insieme, giusto? Non ti preoccupare, non sarò un peso morto. Ho adottato un randagio, bellissimo. Sì, vabbè, a meno che io non sia morto, ma a quel punto puoi lasciarmi anche lì. Guarda, puoi anche far finta che io non ci sia, ok? Guarda. Come cazzo? Non so, la Final Fantasy. Questo sembra che nasca dal cemento. Un posto un po' inusuale per un albero. Oh, c'è rune. Mister... Non dare il mio nome a tutti, Rune. Molto saggio. Cosa? Cioè, l'hai detto a questo goblin, ma non a me. Sei ancora sono ancora, cioè, ho ancora dei sospetti su di te. Sospetto. E io ti ho anche detto il mio nome. Questo è ridicolo. Ho letto che c'è una maledizione che basta scrivere il nome di qualcuno in un in notebook. È nello stesso posto dove hai letto del sale. Salve, Mr. Saio. Rune, lo conosci? Sì, non mi incontro spesso con lui. Vabbè, comunque non mi porta le rune. Ma io ce l'ho le rune, te le devo darcene una, però. Dammi pausa, ragazzo. Cioè, non è che queste cose si trovano così facilmente dovunque. Ma io ne ho trovata una. Come sei arrivato qua? Camminato. Capisco. Io sto ancora cercando la lighthouse. Oh, la lighthouse non è qui. Devi aver preso un giro sbagliato. Hai girato qualche parte sbagliata. Difatti, non ho preso la strada giusta. E qui non c'è modo per tornare indietro. Fuori. Quindi siamo bloccati qui. Possibilmente servono i doorknobs, le maniglie per uscire fuori. Rune, hai idea di come io possa arrivare alla lighthouse da qua? L'unico modo per andare avanti è andare sempre più giù. Le scale sono lì, infatti. Ma c'è l'acqua. Sembra che sia un punto morto. Vabbè, la dead morto ovviamente è fortemente probabile in tutti i momenti. C'è una porta maledetta lì giù. Se siete fortunati vi porterà da qualche parte, se siete sfortunati no. Un'altra porta maledetta. Però se c'è una porta maledetta, sicuramente c'è un modo per uscire da qua. O comunque posso andarmene a casa se proprio rimango bloccata. Comunque ho la mia maniglia. Quella cosa è venuta con il rituale. Che devo praticamente piegare la lettera del rituale in un origami di una lily e piazzarlo in un vaso. Io pensavo fosse uno scherzo, ma invece. È imperativo che tu impari a piegarlo, se non ci riesci te ne pentirai. Mi sono portata le istruzioni per farlo. Che c'è? Stai guardando il vuoto? Ah sì, buona fortuna per la vostra quest. Vabbè, allora. Vabbè, non è che ci abbiamo avuto informazioni. Sei mica con i codici. Sì. È un safe point, li fa cosa? Ma ci sono altri slot! La mia vita è stata una bugia fino adesso. Effettivamente le freccettine avevano un senso. Ma che nervoso! Questo è uno di quei giochi che devi salvare ogni momento in uno slot diverso, effettivamente. Che c'è qui? Quella porta non possiamo arrivarci, giustamente. Quella sì, però. È chiusa.
che insieme a me sia un bene o un male, perché non succede niente. Ok, l'ascensore non funziona. Ok, aspettate, rifaccio il giro un attimo, c'era un'altra porta. Ok, cessi, mi sembra giusto. Scusami. Puoi aspettare fuori? Ah sì, ovviamente. Penso che starò fuori. Urla se hai bisogno di me. Non lo farò. Devo usare il bagno. Veramente. Così posso avere un po' di tempo lontano da lui. È veramente sicuro averlo con me? Iro mi direbbe che devo avere un po' più di fiducia negli altri, ma... Mi chiedo se posso chiedere a Iro. Chissà se posso chiamarlo da qui. Non c'è segnale, ma l'altra volta sono riuscita. Ci proverò. Lazy! Oh, bene. Finalmente riesco a parlare con te, Iro. Stai bene? Cosa è successo? Sei sicuro? Sì, sto bene. Anche se sono caduta dalle scale, mi sono risvegliata in una sorta di dungeon. E c'è un ragazzo strano che mi segue ovunque. E Runa ha detto che non c'è modo per uscire. Tutto a posto, non ti preoccupare. Ah, grazie a Dio. Perché stai bisbigliando? Perché c'è qualcuno qui fuori e... Un nemico! No, dice che non è un nemico. E ora mi segue ovunque. Hai fatto un amico? No, non mi fido di lui. Ma forse è meglio avere compagnia. Magari viene lì con te e ti aiuta. Ma per quello è strano. Perché dovrebbe venire con me? Lo sa come le persone si muovono intorno a me, Iro. E lui fa finta come se non ci fosse nulla che non va. Sembri combattuta. Ma non è che mi interessi, però... È sospetto. È sospetto. La sai cosa? È una tua scelta. Puoi venire con te e vedere cosa succede, oppure puoi anche mandarla a cagare. Ma non è da te consigliarmi una cosa del genere. Beh, io personalmente penso che tu dovresti dargli un po' di fiducia, però sta a te. Ecco, questo è già più come lui, suona come lui. Ma stiamo effettivamente parlando con il nostro fratello? Devo andare. Stai attenta, Lace. Torna a casa e sale salva. Sì. Io non sono convinta che si stia parlando con il nostro fratello. Che fai? Te ne privi? Li metti male il cesso. Ok. Non funziona nessuno di questi? Apparentemente no. Un moccio che non è mai stato usato. C'è un botto di polvere. E vabbè, raga, non possiamo fare niente. No? Ok, un altro fusibile. Ci hai messo un botto? Stai parlando con qualcuno lì dentro? No. Ha sentito qualcosa? Sembrava. No. Anch'io parlo da solo alle volte. Come avere un narratore, no? Vabbè. Quello era chiuso. Possiamo tornare da qua. Lì c'è il rune. Andiamo a vedere cosa c'è. Sarà da... Aspetta, queste due porte si aprono solo dall'outside. Io starò qui e te la tengo aperta, ok? Ok. Aspetta, ma qui è da dove siamo scappati, ragazzi? Sì. Qua è da dove siamo scappati, effettivamente. Non posso arrivare a quella porta. Questa qua sì, però. Questa è. 100-150 anni, dormiente. Aspettiamo per altri test. C'è qualcosa dentro. Oh, signore.
Soggetto di 8. Molto attivo, aspettiamo per altri test. Ok, c'è gente qui. Sì. Ok, sai. Non credo però. Ah, la valvola ovviamente per drenare l'acqua. Da qualche parte dobbiamo pur metterla. Ok, vediamo se qua c'è. Aspetta un attimo. È chiusa. What the hell? Aspettate. Ok, adesso possiamo suonare tutto quello che volete. Non mi fido, anche che non è uscito neanche sai, faccio notare. Sì. Niente apparentemente. Facciamo direttamente il giro. Sì. What the fuck? Eccoti. Come sei entrata lì dentro? È come se qualcosa mi tenesse fuori. Veramente? Non te ne sei neanche accorta che mi sono andato, che non c'è. No. Ma cattivo. Cosa c'è lì dentro? Qualcosa di divertente? Sì, molto divertente. Veramente, cosa? Non te lo posso dire. Ah? Perché no? Perché è più divertente in questo modo? No, non mi fa una schifezza del genere. Perché non riusciva a entrare? È strano. Senti, è strano che lui non potesse entrare. Ah, da qua siamo arrivati, qui c'è questo. E qua dovrebbe esserci le ultime porte, forse qua possiamo entrare. È chiuso. Sono i bagni. Ah, beh, è il giro praticamente, sì. Ok, sì. E se giocavamo fatto prima. Ok. Da là dove siamo venuti con te se parlo no e niente ma mi sono stranita da questa porta qua, cioè mi voglio missare le cose per andare avanti visto che lui qua non può entrare di qua. Posso usare un cazzo qua? Sì sì. L'orologio è questo. Ah, devo guardarlo forse. C'è come una torre, vabbè, sì, una clock tower. Dove c'è una, questo orologio. E dice che sono le 12. Io non mi posso muovere in questo momento. Ok, adesso sì. Cioè, non so se devo stare sulle 12. No, apparentemente no. No, qualsiasi cosa io faccia non... Vabbè, proviamo a premere questo pulsante. Vediamo cosa succede. Bene. Ottimo. Una beata minchia. Sono cazzi tuoi.
Vediamo se è cambiato qualcosa, ragazzi, ma non credo. Qua non eravamo venuti, aspetta un attimo. Ah, ma effettivamente ne abbiamo i fusibili. Dobbiamo poterli mettere da qualche parte. Ok. Ti è caduto qualcosa. La mia lista delle cose da fare. Prima cosa fa di morire. Per favore, ridammela. Non l'hai completata? Lo so. Dai tu... Cioè, sembra una lista un po' deprimente. Ne sono coscia. Ne vuoi parlare? No. Ho capito. A quale la mettiamo? Square and a copper key. Sì, ok. Ah, diamante, vabbè, ok. Un altro fusibile, ok. Cosa c'è qua? Ah, c'è una nota qui. In caso di emergenza. Allora. Ok, vabbè, dobbiamo mettere i fusibili. No, 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 non ho letto giù. 15 fa funzionare le luci, ok. 40, dobbiamo arrivare a 40 per far funzionare le vetro. 5 per aprire le porte lì, deve fare 25. Ah no, quello non è l'elevator, scusate, quello è il gate principale. Quindi 25 più, aspetta, ok, ok, tanto quello era danneggiato e questo anche in teoria è danneggiato. Ok, allora per far funzionare l'elevator 55, ok, a noi serve, vabbè, io aprirei il gate in realtà. Ho sbagliato, no? Questo forse è stato un errore qua. Questo non ce la fa. Ma ovviamente non ce la fa, se non è il suo. Allora, adesso c'è una cosa. Possiamo drenare qua, ci sono aperte queste e... ma queste già funzionavano però. Se io levo queste si aprono quelle porte, se io levo questo. Io sono sicura che questo dobbiamo toglierlo a un certo punto.
Però per adesso possiamo togliere l'acqua e funziona il gate. Però noi l'acqua non possiamo toglierla, perché vi spiego, abbiamo solamente due di queste, quello del quadrato e quello del diamante. Quindi noi dobbiamo andare a cercare gli altri. E ok, il quadrato, vabbè. Ok, e fin qui ok, e questo permette l'utilizzo, diciamo, di quelle fa sempre bene. Cosa possiamo fare con questo? Lo puoi mettere come un cappello? Vabbè, lasciamo perdere. È chiusa. Non c'è un, dice, c'è una chiave, ma non c'è la chiave, dove mettere la chiave. Rune ha detto che dobbiamo andare giù, dobbiamo scendere il più possibile. E ok, vabbè, ricordiamoci sto punto qua, che io non mi ricordo già come siamo arrivati. Lascia... Oh, fuck. Allora, l'ascensore non funziona. Comunque non funziona, perché per farlo funzionare serve quella combinazione lì. Okay. Questo dovrebbe essere un safe spot. Allora, per adesso abbiamo attivato. Qua ha cambiato un cacchio. No, ok. Del dubbio, vado a controllare. Abbiamo attivato questo gate qua. E non c'è più runa. Ok. Giustamente. Abbiamo attivato questo gate qui e c'è un'altra cosa. Ah, beh, la possibilità di drenare via l'acqua, che però ci mancano ancora dei pezzi per poterlo fare. Adesso in teoria se premiamo il bottone potrebbe aprirsi. Poi dovremo far funzionare l'elevator. Il problema è che secondo me dobbiamo togliere il fiume. Ok. Ok, wow. È un meeting room. Chi potrebbe mai fare dei meeting qui? Aspetta. Ah no, come mai serve? È per dominare il mondo? E dove vanno quelle finestre? Stai a posto? Stai bene? Cioè? Sì, ho questo mal di testa che mi perseguita. Oh, fa che schifo. Un occhio. Ah, è una valve. Sì. Però, scusami un attimo. C'è una cotta. Check the pockets prima. Meeting 221. I membri stanno stanno diventando un po' restii. Si approvano per Lilith. Forse vogliono fare un golpe, diciamo. Le cose possono mettersi male molto presto. Che succede se lo mettiamo? L'abbiamo salvato. Troppo grande per te. Però è cose, cioè, tipo mettere la copertina, chissà chi l'ha indossato. Oppla. Ehi, che ti succede? Non abbiamo visto cose belle. Svegliati, cosa succede? Ehi, svegliati, ehi! Cavolo. Ah, sensory overload, ok. Va bene, allora non metteremo il cot. Come sentire che dobbiamo farle queste morti per vedere queste cose. Allora, senza metterlo... Sappiamo questa cosa qua, ok, però quella lì ci assomigliava particolarmente, ragazze. Non voglio dire, ma... Così, me la butto lì. Qui c'è sempre il carillon, sì, non succede niente sempre, no? No. Ok. Ho fatto il giro del cacchio! Allora, ho sbagliato. Allora, giù.
viene il dubbio. Se non dobbiamo effettivamente togliere il fusibile quello là. E non posso arrivare a questa porta. Cioè, dicevo, far funzionare. Ah sì, qua si va così. Far funzionare effettivamente sto cazzo di elevator. Mettendo la giusta combinazione di fusibili. Hanno rischio e pericolo, ovvio, mount. Perché se non erro. Non ne siamo venuti. Ma questo è girato di qua. Questo se si gira posso andare sneaky quanto vuoi, ma cioè mi vede comunque. No, apparentemente no. Ah, ok. My bad. Credevo mi vedesse, ma qui non avevamo trovato nulla e qua era sempre locked. A meno che non apri questa porta, che fregatura. Niente. Vado via, scusi. Scusi fortissimo. Non volevo dare fastidio, scusi. Arrivederci. Oddio. Ci incastriamo anche contro i I'm stuck. Ragazzi, it's made a certa. Questo video sarà venuto lunghissimo, molto probabilmente. Abbiamo salvato e ci troviamo in una situazione, cioè mi trovo in una situazione in cui sono un po' stuccata, non so bene cosa devo fare. Cioè sì, non so se attivare l'elevator, non attivare l'elevator. Questo mi porterà a dover togliere il fusibile da 25 che aprirà quelle gabbie dove ci sono quei due con tantissimi anni. Non lo so, non so cosa fare, la situazione è sospetta. Però, scopriremo tutto nel prossimo episodio e vedremo un po' che cosa succederà. Io per adesso qui vi saluto, se voi sapete qualcosa ovviamente fatemelo sapere nei commenti, mettete un bel like al video e condividetelo, aiutateci a crescere con questo canale e soprattutto aiutatemi a uscire da questo posto, per favore! Inoltre ragazzi vi ricordo che in descrizione troverete i link sui social ai quali ci potete seguire e magari darmi anche la soluzione per uscire da qui. Ci vediamo alla prossima.